altro giorno, altre ora iniziamo a fare le foto e a fare il briefing generale, dopodiché ci divertiremo e registrerò. Fra, sei in tinta col Morini? Sei in tinta col furgone? In una moto è in tinta con me. Esatto. Puoi fare lo shooting col furgone. Ora metto la mia attrezzatura da rider. Quindi addio GoPro, ci vediamo più tardi. 3, 2, 1, let's go. Del giorno è salire là sopra e fare delle foto per lo shooting. Arriveranno col drone, sarà fighissimo. È alto, raga, non potete capire. Si senta, ma qua non è molto sicuro. Qua sopra balla un sacco, è il momento di scendere. Sì. E lui ha rotto il freno, ora lo aggiustiamo. Guarda. Stavo uscendo una vite, l'ho persa. Gli ho messo una fascetta, ma una. E 1, 2. Ora prendiamo la moto, facciamo due penne. Comunque mi hanno pulito la moto. Qua ho le monopole che praticamente sono nuove, stupendo. E anche la sella nuova praticamente, stupenda. Credo proprio io debba cambiare un po' il minimo della moto, perché va da sola senza che io dia gas, e non è cosa buona. Quindi ora ci fermiamo a cambiare il minimo. Cioè, più che non è cosa buona, non è giusto tenerlo così alto. Serve semplicemente un cacciavite piatto, che è questo cacciavite Fiat scambiabile. Comunque la temperatura è cambiata sia da ieri che oggi, e la moto infatti ha una differente carburazione, anche differente rispetto all'Italia, eh. Qua fanno un sacco di spari nel frattempo. Raga, qua la situa diventa interessante. Ieri qua sono caduto tipo due volte perché c'era fondo bagnato. Faccio altre due penne e devo cambiare casco. Per forza, per forza. Non posso fare le riprese per loro con questo casco. Ragazzi, voi non vedete, ma in quel momento che stavo impennando stavo toccando col piede sull'asfalto. È una cosa un po' complicata da fare. E ora vi porto a vedere una zona che non credo io vi abbia mai portato a visitare, ed è quella del bunker. Qui c'è un bunker ed è molto grande. Questo qui è piccolino, l'altro è ancora molto più giga. Oggi, non so se si capisce, ma ero
là sopra, cioè veramente alto, veramente veramente alto. Quindi raga, è stata una giornata veramente intensa. Quanti shooting abbiamo fatto? Tipo troppi, raga, tipo troppi. Ma se io discensuro questo, mi demonetizzano il video? Oh, abbiamo visto una gamba, no. Comunque ragazzi, è stata una figata anche oggi. Bella raga, siamo ancora in viaggio e bella raga, siamo quasi arrivati e bella raga, siamo qua. E bella raga, ora stiamo pennando. Bella raga, non mi prenderanno. Dunque boys, bella, benvenuti in questo nuovo giorno di video. Sto registrando anch'io. Oggi è una giornata molto brutta. Difatti sta piovendo, c'è un sacco di vento e fa un freddo che non avete la minima idea. Non tiene nulla. Non tiene proprio nulla. Ora anch'io andrò a farmi un giro per vedere com'è la situa. Però ragazzi, oggi mi sa che non posso registrare perché ho la GoPro col buco e se entra l'acqua è un casino, non voglio rovinarla. Ora tiro sulla moto anch'io, mi aspetti? Se vuoi farti due penne nel frattempo che si scalda. Qua c'è un po' di situa. Ora vi porto qua dentro. Un burnout unico è qua. Siamo dentro un bunker enorme. Ecco la sito proprio così. You're safe. Bro. So heavy. Too much power. Ma si muove. Devi mettere un legnetto per bloccarlo. Ha funzionato. Si è fermato ora. La giornata è finita in poche parole. Abbiamo registrato tutto quello che dovevamo fare. Adesso abbiamo il tempo di andare in albergo, mangiare qualcosa, dopodiché fare qualche Insta story come sta facendo il pro qua di fianco a me. Ragazzi, mi sono messo il riparo per fare l'outro perché qua sta piovendo di brutto e faccio l'outro adesso perché non si sa mai che dopo succede qualcosa alla GoPro. Molto scarica e non voglio che gli accada nulla. Quindi vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine. Questa è stata un'esperienza magnifica, veramente magnifica, che veramente in pochi potranno capire, cioè quelli che erano con me e che sono con me in questo momento. Una parola per descrivere anche è unica, indimenticabile e soprattutto abbiamo creato una grandissima famiglia e questa è la cosa più stupenda di sempre. Dunque ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.